Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo quinto appuntamento di Costruire il futuro. Un grande applauso. Eh, a questo punto, facciamo le cose come vanno fatte. Vi dicevo che oggi si parla di clima e in realtà io non mi sento molto sereno. Lo so che è una battuta, ma guarda caso oggi le news parlano chiaro: 9 milioni di morti per inquinamento atmosferico. La situazione è piuttosto chiara anche per chi non vuole vedere. E io comincerei con una domanda. Voi avete mai fatto una promessa? E se sì, siete riusciti a rispettarla? Ve lo chiedo perché alla fine l'accordo sul clima di Parigi non, ha, non è altro che un tavolo di promesse che hanno fatto, voi ne avrete sentito parlare. Di fatto è un accordo e basa i suoi fondamentali su questa frase. Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per uomo e pianeta. Richiede pertanto la massima cooperazione da parte di tutti i paesi, con l'obiettivo di accelerare la riduzione di emissioni gas a effetto serra. Ci sono tutti, tranne uno. Chi è? Chi? Non lo sapete? Sì. Nel 2017 è stato il secondo anno più caldo nella storia degli Stati Uniti d'America e il Presidente Trump nello stesso anno ha deciso di ritirarsi da questo protocollo. Che cosa succede? Succede che lui non ci vuole stare perché non ci crede, non crede al fatto che il surriscaldamento globale dipenda dall'effetto serra. Da quello che stiamo generando noi. Bisogna essere ciechi, non siamo qui per fare polemica, però lui nel frattempo ha tolto limiti CO2 alle centrali di carbone, ai pozzi di estrazione, ha congelato norme per produrre auto che inquinino meno e che consumino non idrocarburi, però ha dato l'ok okay per utilizzare pesticidi mortali anche per le api piuttosto che per estrarre rame e cobalto da riserve naturali come quelle dello Utah oppure per utilizzare ancora l'amianto. E il produttore maggiore di amianto è la Russia. E in Russia abbiamo dei pallet dove è stampata la faccia di Trump che dice certificato dal 45esimo presidente degli Stati Uniti. Questo è quello che sta succedendo. E allora noi siamo forse ciechi e abbiamo bisogno di qualcuno che ci apra gli occhi. E oggi forse ce l'abbiamo. E quello che sta succedendo qui forse ci ha svegliato un pochino. Ottobre 2018. Rafiche di vento abbattono gli alberi come fossero delle. delle, delle, delle come si chiamano? delle cose del bowling, ok? Brilli, non è difficile. Frane che abbattono le strade, portano via le case, pure le persone. Da qua che cosa dobbiamo fare? Forse dobbiamo fare un passo indietro e cercare di capire meglio. Allora, oggi è venuta a trovarci una persona che ci aiuterà Speriamo a capire meglio che cosa ci aspetta, perché da oggi forse l'obiettivo è proprio questo, cercare di capire meglio. E non c'è più tempo da perdere, no, perché dobbiamo agire oggi, anzi sapete cosa vi dico? Agiremo domani alla Global Strike for the Future, perché tra l'altro siamo anche fortunati, ogni volta che parliamo di un argomento lì vicino succede qualcosa. Domani tutti in piazza per fare una celebrazione affinché questa cosa diventi un acceleratore, affinché i governi capiscano che non dobbiamo aspettare il 2020, ma che è domani, ma dobbiamo agire immediatamente. Allora, oggi è venuto a, a trovarci Filippo Giorgi e vi dico che... Ha un curriculum lunghissimo, però vi dico che è nato a Sulmona nel 1959. Nell'82 è laureato in fisica all'Università dell'Aquila e nell'86 ottiene un PhD in scienze dell'atmosfera ad Atlanta. Da lì resta in America e dall'86 al 98 a Boulder in Colorado ricerca al National Center for Atmospheric Research. Nel 98 ritorna a Trieste dove è responsabile della sezione di fisica della Terra. È un esperto a livello internazionale sui cambiamenti climatici, autore di oltre 330 articoli e dal 2002 al 2008 ha capitanato un team che nel 2007 ha vinto assieme ad Al Gore il premio Nobel per la pace. Concludo dicendovi che è anche autore di un libro che si chiama L'uomo e la farfalla, sei domande su come riflettere e comprendere i cambiamenti climatici. Facciamo un grande applauso a Filippo Giorgi. Allora, vediamo, si sente bene? Allora, buon pomeriggio a tutti. E io sono un fisico, di, ho preso appunto una laurea in fisica, però poi eh, mi sono specializzato in climatologia, soprattutto mi occupo di modellistica climatica. Io faccio questi modelli che vengono usati per predire che cosa può succedere nel futuro. Oggi vi parlerò di questo tema dei cambiamenti climatici. Magari mi <ride> Eh. prima di parlare dei cambiamenti climatici volevo farvi vedere un video vediamo un po' se riusciamo a farlo partire potrei abbassare le luci un pochino è un piccolo passo per man. One diaphragm for me. Allora, mentre lei mi aiuta a mettere la presentazione, vi chiedo perché vi ho fatto vedere questo video? Secondo voi, chi è che me lo sa dire? Che cos'era questo video? Vabbè che siete giovani, ma secondo voi che cos'era? Che cosa ha fatto vedere questo video? Non c'è nessuno che lo sa. Chi l'ha detto? L'allunaggio, bravo. E perché ve lo faccio vedere oggi, secondo te? Quando c'è stato l'annullaggio? 50 anni dell'annullaggio. Quest'anno è una grandissima ricorrenza, sono 50 anni dal primo passo sulla Luna di Neil Armstrong. Io non so se voi avete letto quello che lui ha detto. Che è quello che si trova in un libro che si è stato scritto recentemente una sua uh, biografia, Larmstrom in realtà era un grandissimo ambientalista. Molte delle cose che lui ha detto 50 anni fa sono molto pertinenti al problema dei cambiamenti climatici. Nel 1969, per la precisione del 20 luglio del 1969, io avevo 10 anni. Va bene, quindi questo vi dice quale età io abbia adesso. Però c'è una cosa che io mi ricordo molto bene, anche avendo solamente dieci anni. Mi ricordo che l'allunaggio non era una cosa degli Stati Uniti, non era neanche una cosa, una lotta fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica su chi arrivarsi prima o dopo sulla Luna. L'allunaggio era una cosa nostra. Era una cosa di tutti. Io mi ricordo che quella notte, chi ha più o meno la mia età si ricorda che l'allunaggio ci fu attorno alle 10 di sera e poi il primo passo attorno alle 3, alle 4 di pomeriggio. Eravamo tutto il mondo, tutto il mondo stava guardando quell'immagine, tutto il mondo si sentiva dentro quell'astronave che atterrà la Eagle atterrata sulla Luna. È una cosa che a dieci anni io mi ricordo come se fosse oggi. Va bene? E perché vi dico questo? Perché c'è un'altra astronave che è questa qui, che viaggia nello spazio. Va bene? È un'astronave che è molto più vulnerabile di quello che voi pensate. È un'astronave molto complessa. È un'astronave dove ci sono milioni di specie di animali e di piante. Non ho detto quanti milioni perché le stime variano da 3 milioni a 30 milioni. È così complessa che non si sa neanche eh, quante specie esistono. C'è una criosfera che mantiene eh, il 65% dell'acqua fruibile. Il nostro pianeta è coperto di acqua, ma in realtà noi di quest'acqua possiamo usare solamente una piccolissima percentuale. 2-3%, e la maggior parte di questa percentuale di acqua è nei ghiacciai. E quindi, se perdiamo i ghiacciai, cosa che sta succedendo adesso, perdiamo l'acqua che ci serve per sopravvivere. In questa astronave ci sono centinaia di composti chimici, molti di questi composti chimici li stiamo immettendo noi, come è stato detto prima. Uh, il problema dell'inquinamento atmosferico, uno dei problemi epocali. Cioè, è stato stimato che 9 milioni di persone all'anno muoiono per problemi di inquinamento. In Italia, 82.000 persone all'anno. Ditemi, che cos'altro uccide più dell'inquinamento? L'inquinamento è la quarta causa di morte, uh, maggiore causa di morte al mondo e anche in Italia. C'è una litosfera. Dovreste sapere cos'è no? la crosta terrestre in continua attività, terremoti, io sono di Sulmona vicino all'Aquila, quindi so bene che cos'è un terremoto, nella, nella mia vita purtroppo ne ho, avuto, ne ho vissuti due o tre, la crosta in continuo movimento, ci sono milioni di specie di pesci, probabilmente ancora più delle specie di animali, poi c'è questa specie qui di cui ci sono attorno a 7,5 miliardi di persone, e tutta questa, questa roba qui viene messa insieme e fatta comunicare tutte queste componenti da un piccolo strato, uno strato piccolissimo dell'atmosfera e della, del, del, del sistema Terra, che è l'atmosfera. La maggior parte dei processi atmosferici che ci riguardano è nei 20 km, 30 km, uno strato molto molto sottile, che dalla Luna, se avete letto quello che diceva Armstrong, si vede molto bene di quanto sia sottile questo strato. Si diceva oh no, ma l'uomo non può modificare il clima terrestre perché ci sono le forze più grandi in realtà quello che tiene insieme tutto il sistema è qualcosa di molto molto vulnerabile di molto piccolo e Amoson se ne è reso conto proprio guardando la terra dalla luna va bene allora cerchiamo di capire come questo strato mette insieme tutto il sistema climatico e perché è così vulnerabile per capire il futuro del clima dobbiamo prima capire il passato. Allora, vedete questa... C'è un puntatore a proposito. Qual è questo? No. Eccolo qua. Ops. Questo è partito da sola. Ecco qua. Dunque, quello... Vedete questa roba qui, queste figure qui, a che cosa si riferiscono? Avete visto il film The Day After Tomorrow? Chi l'ha visto? Raise Your Hands. Allora, uno che ha visto il film, nella prima scena dove Dennis Quaid cade nel crepaccio, eccetera, che cosa sta facendo? Vediamo se me lo dici. Stava facendo questa roba qui, stava prendendo queste, noi le chiamiamo carote di ghiaccio, va bene? Lui, nella fattispecie, era in Antartide, che è il più grande ghiacciaio sul pianeta, un ghiacciaio enorme. Dall'analisi di questi carotaggi, che possono andare giù chilometri, va bene, anche 2-3 chilometri, quando si forma questo ghiaccio, eh, trattiene delle bollicine d'aria. Dall'analisi chimica di queste bollicine d'aria si può risalire al clima passato e alla composizione passata dell'atmosfera. E questo è quello che ci fa vedere qui. Questo delta O, che adesso insomma, è un isotopo del, dell'ossigeno, scusate, del, un isotopo dell'acqua, si riesce a risalire a quanto era più o meno la temperatura uh, in, in quei periodi passati. Qui è lo zero, qui siamo noi, va bene? Il presente. E questi sono gli anni... Prima del presente, questa è una, è una figura fatta nel 2005, va bene? Vedete queste cose che vanno su e giù, questa temperatura che va su e giù, che cosa sono queste cose qui? Questa temperatura che va su e giù? Secondo voi che cosa sono? Su, su? Qualcuno alzi la mano o me lo dica? Che cosa sono? Sì, l'acqua c'è perché se no non ci sarebbe il ghiaccio, ma il fatto che andando indietro nel tempo la temperatura va su e giù, che cosa vuol dire? Queste sono le ere glaciali. Avete visto il film L'era Glaciale, giusto? L'ultima era glaciale, più o meno qui, è stata sui 18.000 anni fa. 18.000 anni fa gran parte dell'Europa era coperta di ghiaccio, gran parte del Nord America era coperta di ghiaccio, è stato l'ultimo picco uh, glaciale. Poi la temperatura è salita, ha raggiunto questo optimum caldo e noi siamo verso la fine di un periodo relativamente caldo. Va bene? E vedete tutte queste oscillazioni che sono abbastanza regolari. Voi in terza media avete studiato questa roba qui. Questi si chiamano i cicli di Milankovic. Ovviamente non hanno niente a che fare con le attività umane perché 100.000 anni fa... Questi qui sono 100.000, 200.000, 300.000, eh? non sono 100, 200, 300 anni. Questi sono dovuti a delle piccole variazioni dell'orbita terrestre, variazioni molto piccole dell'eccentricità, della parallasse, dell'angolazione dell'angolo. Ma addirittura queste piccole variazioni riescono a produrre un'era glaciale o un periodo interglaciale tramite dei processi interni al sistema climatico, uno dei quali. Ne parleremo fra poco. Perché tutte queste componenti del clima sono interconnesse. Queste, quindi, questo già vi fa sapere che anche delle piccole perturbazioni sul clima possono avere degli effetti enormi, perché poi vengono amplificate da dei processi che noi chiamiamo di retroazione, e di cui parlerò fra un attimo. Poi, che cosa è successo? Mentre ce ne andavamo tranquillamente verso la prossima era glaciale, nel corso dei prossimi 20-30 mila anni, che è arrivato questo signore qui? È arrivato l'essere umano, ha cominciato a mettere in atmosfera tutta una serie di inquinanti e di gas. Alcuni gas, in particolare, si chiamano gas serra. Allora, io, qui, faccio sempre domande a trabocchetto: chi mi sa dire che cos'è l'effetto serra? Vediamo chi ha il coraggio di alzarsi in piedi e dirmi che cos'è l'effetto serra. Se voi non sapete che cos'è l'effetto serra, non sapete niente dei cambiamenti climatici. Nessuno, qualcuno pensa di saperlo. Una persona, tu, che cos'è l'effetto serra? Avete capito la risposta? Siete tutti d'accordo? Tutti bocciati. Tutti, neanche uno se si... mi dispiace. Eh. L'effetto serra non è questo. Vedi, è molto importante che voi capiate che cos'è l'effetto serra. E ve lo spiego io adesso. Perché se non capite questo non avete capito niente dei cambiamenti climatici. E purtroppo molta gente non lo sa, anche gente che parla dei cambiamenti climatici. Allora, i raggi solari effettivamente raggiungono la superficie della Terra, perché? Perché l'atmosfera è praticamente trasparente, l'atmosfera pulita. Se non ci sono nubi, voi guardate il sole e vi accecate, perché? Perché l'atmosfera è trasparente alla luce solare. Raggiungono la superficie, effettivamente una parte viene riflessa, però una parte viene assorbita dalla superficie della Terra. Tutti i corpi a una certa temperatura emettono radiazione infrarossa. Sapete che cos'è la radiazione infrarossa? È una radiazione a frequenze più basse di quella visibile. Se avete visto il film Predator, va bene, sicuramente l'avete visto. Il Predator, lui guardava con la vista a raggi infrarossi, cioè guardava il calore delle persone, perché più un corpo è caldo, più emette radiazione infrarossa, in questo modo i corpi si raffreddano, perché altrimenti continuerebbero a riscaldarsi e eventualmente, non so, esploderebbero qualcosa, va bene? Quindi io, voi, questo tavolo, questo computer, stiamo emettendo radiazione infrarossa che Predator vedrebbe molto bene. Allora, se non ci fosse l'atmosfera, questa radiazione infrarossa fuggirebbe nello spazio, raffredderebbe la superficie, che sarebbe sui 30-33 ⁇ gradi più fredda eh, di quello che è oggi, quindi non particolarmente piacevole, anche se voi qui a Trento siete abituati alle, alle temperature fredde. In atmosfera, però l'atmosfera c'è, per fortuna, e in, in atmosfera ci sono dei gas, cosiddetti gas serra, che hanno la proprietà di assorbire questa radiazione infrarossa, non la radiazione solare, ma la radiazione infrarossa, la assorbono, si riscaldano e come tutti i gas in equilibrio la riemettono, ma la riemettono sia verso su che verso giù, verso la superficie. Quindi questa radiazione infrarossa, tornando verso la superficie, riscalda la superficie, a sua volta riscalda l'atmosfera e genera quello che oggi chiamiamo l'effetto serra. È chiaro a tutti questo? È chiaro a tutti questo? Sì. C'è qualcuno a cui non è chiaro perché, se non avete capito questo, io ve lo rispiego per tutta l'ora che ci rimane. Va bene? È veramente importante perché veramente poche persone sanno che cos'è l'effetto seta, che è alla base di tutto il discorso del clima. Quindi i gas serra in realtà non sono degli inquinanti: il gas serra principale è l'acqua, è il vapor d'acqua. Il secondo gas serra principale è l'anidride carbonica che è improprio chiamarlo inquinante, perché è una cosa buona per la nostra atmosfera. Poi c'è l'ozono e c'è il metano. Il problema è questo, va bene? Che alcuni di questi gas serra, in particolare la neve carbonica ed il metano, stanno aumentando. Questa curva qui è la cosiddetta curva di Keeling. Keeling, questo signore qui, era un grandissimo scienziato il quale negli anni 50 è salito ha messo una base sulla cima di questa montagna che si chiama Mauna Loa che si trova è una delle isole Hawaii sapete tutti dove sono le Hawaii, giusto? Sono nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Che cosa vuol dire? Che sono nel posto più pulito che ci possa essere, lontano da tutte le forme di inquinamento. Quindi lui voleva misurare la composizione dell'atmosfera pulita, nel suo stato pulito. Ha cominciato negli anni 50, poi negli anni 70 ha visto che le quantità di anidride carbonica stavano aumentando e lì ha lanciato l'allarme. Se la CO2, l'anidride carbonica è un gas serra e sta aumentando, questo dovrebbe produrre un riscaldamento globale. E il riscaldamento globale poi può avere tutta una serie di effetti di cui parleremo che possono influenzare la vita delle, delle persone. Ha lanciato l'allarme negli anni 70, poi le misure sono continuate. Quando lui ha cominciato a misurare le quantità di gas serra erano sulle 300 parti per milione, quindi 300 molecole di CO2, non gas serra, CO2, per milione di molecole di atmosfera. Quest'anno siamo arrivati a 412. Se lui avesse cominciato a misurare prima dell'inizio dell'era industriale avrebbe visto dei valori attorno ai 280. Se fate 410 meno 280 diviso 280% vedete che è un aumento in percentuale è praticamente del 50% in 100 anni. Questa è una cosa che la nostra terra, il nostro pianeta non ha mai visto prima. Questo è l'andamento della CO2 negli ultimi 10.000 anni. 0, presente, 5.000, 10.000, vedete è abbastanza piatto. All'inizio dell'era, negli ultimi 100 anni, boom, questo non è, non può essere un processo naturale. La Terra non ha mai visto questo, non ha mai visto il metano fare questa roba qui, non ha mai visto il diossido di azoto fare questa roba qui. Oggi noi siamo sicuri al 100% che l'aumento di CO2 è dovuto all'uso dei combustibili fossili, non solo perché non c'è nessun fenomeno naturale che può spiare questo, ma anche per la composizione isotopica del CO2, per la diminuzione di ossigeno, per varie altre cose, va bene? Quindi prima cosa da ricordare, gas serra, CO2 e CH4 stanno aumentando e stanno aumentando a causa di attività umane. Ad una velocità che la Terra, la nostra astronave, non ha mai visto prima. Va bene? Chiaro a tutti questo concetto? Quindi già siamo in un ambito di qualcosa che la Terra non ha mai visto. Ma poi non solo c'è il riscaldamento dell'effetto serra, ma questo riscaldamento innesca, come diciamo, dei processi di retroazione, di feedback che amplificano il riscaldamento. Il primo processo è il processo dei ghiacci. Va bene. Se i ghiacci, qual è la proprietà del ghiaccio? Se tu guardi la neve, di che colore è la neve? Bianca. Che vuol dire? Che riflette tanta luce solare. La neve riflette l'80% della luce. Ha una riflettività, quella che noi chiamiamo albedo, dell'80%. Se io aumento la temperatura, che succede alla neve? Si scioglie. Se la neve si scioglie, che cosa c'è sotto la neve? La terra o non so, l'erba. Ma è più chiara la neve o è più chiara l'erba? È più chiara la neve, cioè l'erba ha un albedo molto più basso, non riflette la luce solare. Questo significa che la terra, l'erba, assorbirà più luce solare e si scalderà, ma scaldandosi scioglierà ancora più neve. Quindi si libera ancora più terra, si riscalda, scioglie neve e si innesca un processo di autoalimentazione del riscaldamento. È chiaro a tutti questo. Questo è il motivo per cui ci sono state le ere glaciali, se vi ricordate quello che avete imparato in terza media. E questo è il motivo perché nell'Artico il riscaldamento globale, è, molt non globale il riscaldamento è molto maggiore che in qualsiasi altra parte del globo, perché si stanno squagliando i ghiacci. Quindi la Terra riflette meno luce solare e ne assorbe di più. Non è l'effetto Serra, ma una cosa causata dall'effetto Serra. Va bene? Un altro importante è quello del vapor d'acqua. Se io aumento la temperatura dell'aria, quest'aria, per una legge che si chiama Clausius Clapeyron, che forse qualcuno di voi sa, conosce, può contenere più acqua. Va bene? Qualcuno conosce la legge di Clausius Clapeyron? Avete mai sentito questo nome? Lei l'ha sentito, brava! Se io contengo più acqua, l'acqua è un gas serra, il vapor d'acqua, avete visto, è un gas serra, quindi riscaldo ancora di più l'aria, posso contenere più vapor d'acqua, riscaldo ulteriormente l'aria e si innesca un altro processo di feedback. Sono questi processi di feedback, di retroazione. Che amplificano tantissimo il riscaldamento globale, se fosse solamente l'effetto radiativo, l'effetto serra, non vedremmo quello che stiamo vedendo oggi. Sono questi processi di retroazione che causano il problema più, più grave. E poi ce ne sono altri, ma insomma non abbiamo il tempo di andarli a discutere. Quindi, se i gas serra stanno aumentando a causa dell'uso di combustibili fossili, perché la CO2 viene formata ogni volta che bruciamo qualcosa, quindi sostanzialmente l'uso di combustibili fossili, il metano viene prodotto da alcune pratiche agricole, tipo allevamenti intensivi, risaie e così via. Se questi gas serra stanno aumentando, che cosa ci aspettiamo che faccia la temperatura? Dovrebbe aumentare. Ragazzi dite qualcosa, se no mi deprimo qui da solo, va bene? Allora, se questo è quello che ci aspettiamo, sta effettivamente accadendo questa cosa qui. Sta accadendo. Ci sono tante evidenze di questo. Questa è una delle evidenze, Queste sono misure di temperatura superficiale prese da decine di migliaia di stazioni meteo, come quella che c'è a Trento, come quella che c'è nelle vostre città di origine. C'è un laboratorio che le mettono insieme omogenizzano i dati e così via, e riescono a stimare qual è la temperatura della Terra. Nel corso degli ultimi 100 anni, vedete 1900 e qualcosa, 2018, la temperatura della Terra a livello globale è aumentata di circa 1,1 gradi. Ricordatevi questo numero, va bene? Allora, due cose. No, una cosa fondamentale. Vedete che in generale la temperatura sta aumentando, giusto? Però ci sono anche tante piccole oscillazioni qui. E in più ci sono dei periodi dove magari non aumenta tanto e altri dove aumenta di più. Perché c'è questo? Perché la Terra ha una sua variabilità naturale. Tutti quei processi che sono interconnessi fra di loro: oceani, atmosfera, criosfera, eccetera. Provocano una variabilità naturale per cui un anno può essere relativamente caldo, perché magari c'è un fenomeno di El Niño positivo. Adesso non vi spiego cos'è il Niño, ma sicuramente ne avete sentito parlare. Un altro anno può essere relativamente fresco. Quindi, se avete un anno fresco, questo non significa, come alcuni giornali in genere scrivono, che il riscaldamento globale si è fermato. Anche se avete 5-6 anni dove questa curva è piatta, ci sono stati eminenti scienziati che sono andati in Parlamento e hanno detto che il riscaldamento globale si è fermato, perché non sanno come funziona il clima. Infatti gli ultimi cinque anni sono stati più caldi da quando prendiamo misure. Per lo stesso motivo questa curva così non significa che sta accelerando, significa che al trend normale legato ai gas serra, c'è una fase positiva della variabilità naturale. Va bene? Quindi quando si parla di clima si parla di andamenti a lungo termine, decine di anni, centinaia di anni. E su, questi, su queste scale temporali, sicuramente le temperature superficiali stanno aumentando. Ma ci sono altre evidenze: lo scioglimento dei ghiacciai, ne abbiamo già parlato. Tutti i ghiacciai alpini, tutti. Nessuno escluso, sono in fase di recessione. Se voi andare in montagna uh, ve ne renderete conto. Di figure di questo tipo ne avete viste tantissime. La riduzione dei ghiacci artici. Questa è l'estensione dei ghiacci artici alla fine dell'estate, quando questa estensione è minima. Va bene? Normalmente, diciamo negli anni ottanta, quasi tutto l'Artico era coperto di ghiacci. Questa è la situazione che c'è alla fine di un'estate dei giorni nostri. Vedete che i ghiacci artici sono dimezzati praticamente alla fine dell'estate. La cosa più grave è che non solo si sono dimezzati i ghiacci ai bordi, ma anche il ghiaccio perenne sta scomparendo. Si pensa che nel giro di 10-20 anni, alla fine dell'estate, non ci sarà ghiaccio uh, in Artico, e tante nazioni già si stanno, uh, stanno cominciando a pensare a come sfruttare dal punto di vista delle risorse questo, questo fenomeno. Anche in questo caso, vedete che c'è una variabilità naturale, in alcuni anni possono essere più freschi nell'Artico, quindi c'è un po' più di ghiaccio e così via. Subito c'è il giornale che dice: Quest'anno c'è stato. Più ghiaccio nell'Artico, si è fermato il cambiamento climatico, il riscaldamento globale? No. Significa semplicemente che è una variazione naturale. Quando si parla di clima si parla di andamenti, trends a lungo termine. E a lungo termine sta sicuramente diminuendo. Va bene? Quindi se l'anno prossimo qui a Trento farà freddo, nessuno mi venga a dire che il riscaldamento globale si è fermato. Va bene? purtroppo alcuni giornali lo fanno. L'altro problema, l'altra evidenza del riscaldamento globale è l'aumento del livello del mare. Perché il livello del mare si alza? Vediamo se qualcuno me lo dice. Perché si sciolgono i ghiacci continentali. Perché voi sapete benissimo, senza neanche che ve lo chieda, che se si scioglie un iceberg... Il livello del mare non sale, giusto? Se io sciolgo un cubetto di ghiaccio in un bicchiere, fate questo esperimento a casa, si sa dai tempi di Archimede che il livello del mare non sale, ma se io sciolgo il ghiaccio sui continenti, l'acqua va nel, nel mare e fa salire il livello. In più, l'acqua anche si sta riscaldando e riscaldandosi si espande. Questa espansione è molto piccola. Non è come l'aria, che si espande molto. Però noi abbiamo tanta acqua sul pianeta, e quindi anche un'espansione piccola produce un innalzamento del livello del mare. A livello globale, il livello del mare è salito di circa 26 centimetri. Giusto per curiosità, questo è il dato di Trieste, che è più o meno in linea con la media globale. Anche l'acqua del Mediterraneo sta salendo, gli eventi di acqua alta a Venezia stanno aumentando e così via. Ci sono altre evidenze di cui non ho, non ho tempo di parlare, ma la comunità scientifica oggi ritiene che il riscaldamento globale è inequivocabile. Sapete il significato di questa parola? Siamo certi al 100% che la Terra si sta riscaldando. Se qualcuno vi dice di no, o non è uno scienziato, che lavora su questo. O mente, o è un ignorante. Non so quale sia la cosa migliore fra queste tre, va bene? La comunità scientifica su questo esprime una certezza. Noi sappiamo che i gas serra stanno aumentando, la temperatura sta aumentando, non abbiamo ancora correlato le due cose fra di loro. Questo è un problema molto complicato che richiederebbe un po' di tempo per essere spiegato, ma volevo solo farvi vedere cosa sta succedendo oggi rispetto a quello che è successo negli ultimi 10.000 anni. Questa è una ricostruzione delle temperature negli ultimi 10.000 anni. L'ultima era glaciale, 18.000 18 anni fa, le temperature erano più o meno qui giù. Poi il clima si è riscaldato, abbiamo raggiunto l'optimum termico. 10.000 fino a 6.000 anni fa e come vi dicevo normalmente staremmo andando lentamente verso la prossima era glaciale e invece boom questo è quello che sta succedendo ora vi sembra una cosa normale questo che cosa c'è di strano in questa figura qui se voi guardate questa figura vedete questa cosa qui sicuramente è una cosa molto molto anomala. Va bene? Può anche darsi che il clima si sia impazzito per fatti suoi, ma la probabilità, questa cosa qui non è mai successa in un periodo caldo. Va bene? Quindi questo più tanti altri studi di attribuzione oggi ci fanno dire che le due cose sono collegate. Che, sono che è l'aumento di gas serra di origine antropica, quindi l'uso di combustibili fossili e pratiche agricole a causare il riscaldamento. Su questo la comunità scientifica non esprime una certezza al 100%, ma dà un piccolo margine di incertezza, un piccolo margine di incertezza che c'è qualche cosa nel sistema climatico che non capiamo bene e che lo faccia andare matto. Però la probabilità che questo accada, se voi guardate una figura così, è sicuramente molto molto bassa. Quindi sappiamo che i gas sera stanno aumentando per cause antropiche, che il clima si sta riscaldando e che le due cose sono collegate fra di loro. E vediamo il futuro. Allora, che cosa succede se continuiamo a immettere in atmosfera? Queste quantità di gas serra come stiamo facendo adesso. Ci sono due scenari fondamentali che dovete ricordare, che sono questi qui. Allora, per fare questa curva qui, questo è il presente. Questa è l'anomalia di, te di temperatura rispetto al presente, quindi zero. Ops, questo è lo zero. Questo è il passato. Questo è il futuro. Come si fa nel futuro? Si fanno dei cosiddetti scenari, perché noi non sappiamo come si evolveranno i gas Serra nel futuro, dipende da quelle che saranno le nostre scelte, va bene. Qui ci sono due scenari uno è questo qui, questo blu. Allora, rispetto alle temperature attuali, queste sono le temperature che prevedono i modelli climatici come quello che abbiamo a Trieste, di quanto si prevede sia il riscaldamento alla fine del secolo? Chi ha parlato? Alzi la mano, di quanto si è riscaldato? Un grado, e di quanto rispetto al presente. Quindi, rispetto ai valori preindustriali, di quanto si è riscaldato? Se noi due. E che cosa sono questi due gradi? Lo scenario di Parigi. Questo è lo scenario di Parigi. Ogni volta che. Nel nostro campo gli diamo questo nome molto altisonante di RCP 2.6, ma di fatto è lo scenario dei due gradi rispetto ai valori preindustriali. Ma quello veramente uh, preoccupante è questo. Questo è quello che noi chiamiamo il business as usual. Cioè, se tutto continua più o meno come sta andando avanti adesso, continuiamo a bruciare combustibili fossili e compagnia bella. In questo caso, quanto è il riscaldamento globale previsto dai modelli? 4 gradi, giusto? 4 gradi. Addirittura questo è il margine di incertezza. Alcuni modelli dicono addirittura 5 gradi rispetto ai valori attuali, 6 gradi rispetto ai valori naturali. Ricordatevi questo numero perché cercherò di farvi capire che cosa significa. Però questi sono diciamo, gli scenari più attuali che la comunità scientifica ha prodotto. Quindi fino a 4-5 gradi di riscaldamento globale. Prima cosa, questo riscaldamento non avviene dappertutto allo stesso modo. Questo è il cambiamento di temperatura fra la fine del XXI secolo e l'inizio e la fine del XX, Va bene? Pensate a questo come al riscaldamento. Vedete che c'è il rosso dappertutto, quindi tutto il globo si prevede che tutto il globo si riscaldi, però vedete che alcune zone sono molto più scure di altre, giusto? Che vuol dire che alcune zone si riscalderanno molto di più delle altre. Più è scuro? questo colore, se vedete questa scala, più quella zona si riscalda. Le zone più scure noi le, noi le chiamiamo hot spots, zone calde. Qual è la zona calda per eccellenza? Chi ha, qualcuno ha detto qualcosa, abbia il coraggio di parlare, <ride> lei l'ha detto, adesso fa finta di niente, ma ha detto, l'artico. Questa è la zona calda per eccellenza. Perché questo, ve l'ho detto prima, per il uh, feedback del ghiaccio. Si, stanno, si prevede che la maggior parte dei ghiacci dell'Artico si squagli, fonda, è una parola più uh, precisa, e quindi si assorbirà non solo più radiazione infrarossa, ma anche più radiazione solare. e quindi si produrrà un riscaldamento molto maggiore della media globale. Se a livello globale il globo si è riscaldato di un grado finora, l'Artico si è riscaldato più di due gradi, che sono valori molto alti in cento anni. Ma qual è l'altra zona calda? Se vedete qui, qual è l'altra zona calda? Il Mediterraneo. Siamo noi, noi siamo qui, nel mezzo di una delle cosiddette hotspots. Qualche anno fa ho scritto un articolo in cui ho dimostrato che il Mediterraneo è la, a parte l'Artico, è la hotspot principale nel, nel, uh, di tutto il globo, cioè quella che si riscalda di più rispetto ad altre. Perché qui vedete il, il cambiamento di precipitazione. Blu significa che in futuro le precipitazioni aumenteranno. Giallo e rosso che diminuiranno. Questa è la, stazione, è la stagione invernale, questa è la stagione estiva. Che cosa succede sul Mediterraneo? Che colore abbiamo sul Mediterraneo? Rosso, che vuol dire che ci aspettiamo che tutta la zona del Mediterraneo riceverà molto meno precipitazione, piovendo di meno. Chi è? No, ritratto tutto quello che ho detto finora. Vuol dire che, le, che ci aspettiamo, almeno i modelli ci dicono, ma anche le osservazioni in realtà ci dicono che soprattutto nella stagione calda, quindi primavera ed estate, avremo molto meno precipitazione di quella che abbiamo adesso fino a valori 20-30% di meno che dal punto di vista degli ecosistemi sono valori enormi. Quindi pioverà di meno e la temperatura sarà molto più alta. Questo andamento qui viene chiamato i ricchi Scusate. I ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Purtroppo la natura funziona un po' come l'economia. Che vuol dire? Vuol dire che le zone dove adesso già piove tanto avranno più pioggia e le zone dove adesso piove relativamente di meno ne avranno di meno. Perché questa è una cosa così importante? Per questo motivo qui. Che non tutti sulla Terra sentiranno i cambiamenti climatici allo stesso modo. Alcuni li sentiranno molto più degli altri. E purtroppo siamo noi fra questi alcuni che sentiranno molto più degli altri e altre zone nei tropici, quindi paesi più poveri, paesi che, sono me che possono adattarsi meno alle nuove condizioni. Questo che cosa significa? Che il, cambiamento, il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici legati, a quindi cambiamenti di precipitazione e così via, possono generare uno stress socio-economico che può portare ad un aumento. Delle cosiddette migrazioni di massa. È difficile sapere se, perché una persona migra, ma sicuramente il fatto che il clima sarà molto peggiore nelle zone dove sono paesi più poveri produrrà, dovrebbe produrre più migrazioni di massa. Quello che vediamo oggi potrebbe essere una cosa molto piccola rispetto a quello che vedremo in futuro. Non solo, i prossimi migranti potremmo essere noi. Nella fattispecie voi. Quindi pensatevi, non so, in un camion che cercate di andare in una zona più fresca e così via. Va bene? Questo è un grandissimo problema legato ai cambiamenti climatici. Il secondo è l'aumento del livello del mare. I modelli prevedono nel business as usual un aumento fino a un metro del livello del mare. Pensate a Venezia. Con un metro di più di acqua, non esiste più. Pensate, vabbè, qui a Trento magari... Eh, qui avrete una migrazione di massa di veneziani che verranno a Trento per cercare di fuggire. Pensate di essere circondati da veneziani. Non so se sia una cosa <ride> anche da Triestini, peggio ancora. Scusate, questa la potete levare. <ride> Va bene, perché... L'innalzamento del livello del mare è così importante perché oggi già oggi metà della popolazione mondiale vive in megalopoli costiere pensate a Dhaka Dhaka nel Bangladesh Dhaka è al, la maggior parte della città è al di sotto del livello del mare ogni anno loro si prendono degli alluvioni ogni stagione del monsone. se voi avete un metro di più non si alluvia un terzo della città o solo le zone costiere, si alluvia tutta la città. A Daca, quanti abisanti ci saranno? 10 milioni? Questi 10 milioni di abitanti da qualche parte dovranno andare. Non vanno a Venezia perché Venezia non c'è più, ma magari vengono a Trento perché Trento c'è ancora. Va bene? Quindi, se voi pensate, che tra l'altro la popolazione nelle zone costiere sta aumentando sempre di più, vedete questo è un problema gravissimo, un altro problema è quello dell'intrusione di acqua salina, aumentando il livello del mare c'è intrusione di acqua salina nel suolo che danneggia la fertilità del suolo, per esempio questo è un fenomeno che sta accadendo nel delta del Nilo, che è una delle zone più fertili del Mediterraneo, che si sta distruggendo, quindi questo significa meno cibo, meno tutto il resto, questo forse è il problema principale. Dei cambiamenti climatici. Lo scioglimento dei ghiacciai ne abbiamo parlato. Questo è l'altra cosa che volevo farvi capire, la cosiddetta intensificazione del ciclo idrologico. Un'atmosfera più calda ha più energia, giusto? Calore uguale energia sostanzialmente. Quindi, se io riscaldo, ho, ho un'atmosfera più energetica. Se vi ricordate, se eravate attenti e vi ricordate quello che ho detto un quarto d'ora fa, ho anche più acqua. Quindi se ho più energia e più acqua quando piove che succede? Boom! No, non la chiamo bomba d'acqua, la chiamo perché è un non proprio, diciamo, a noi non piace. Però l'intensità delle piogge è molto molto più alta. Eventi estremi molto più forti. Si parlava di quello che è successo. Qui, anche qui a Ottobre, ma anche in Friuli, abbiamo avuto un evento, abbiamo avuto una riunione a Sappada, eccetera, in cui tutti i sindaci della zona hanno detto che questa cosa qui non è mai successa prima, il cosiddetto evento mai visto prima, 20 a 200 km all'ora, in montagna, mai successo. Adesso, uno non è che può dire che quell'evento è stato causato dai cambiamenti climatici, però il fatto è che prima di quell'evento, i due o tre mesi prima, erano stati incredibilmente caldi. E vi ricordate a ottobre si andava a uh, maniche corte anche in cima, non so, alla, alle tre cime di Lavaredo. E quindi le temperature del Mediterraneo erano molto alte, quindi questo ha provocato un, una forte sorgente di energia e di... Vapor d'acqua dal Mediterraneo che ha intensificato queste, questa tempesta e ha prodotto quello che ha prodotto. Quindi non è stata direttamente, non si può dire che sia stata direttamente causata il riscaldamento globale, ma sicuramente c'è stato un contributo del riscaldamento globale. Allo stesso, quindi un aumento di eventi alluvionali, diciamo così. Allo stesso tempo i modelli ci dicono che. I periodi secchi fra un evento e l'altro si allungano, occorre più tempo per arrivare per ricaricare l'atmosfera di abbastanza vapor d'acqua per arrivare a produrre la pioggia. Se io ho eventi secchi più lunghi, temperature più alte, ondate di calore più lunghe, che vuol dire questo? Caldo, secco, lungo, uguale. Sì. Città. I questa intensificazione del ciclo ideologico produce maggiori alluvioni e maggiori siccità. Questa è una cosa che sta accadendo un po' dappertutto. Questi sono dei dati della Munich Re Insurance Company, dei eventi che loro chiamano eventi catastrofici. Il rosso sono Eventi geofisici, quindi terremoti, vulcani eccetera. E vedete che il rosso non fa per fortuna una di quelle componenti della nostra astronave, sembra essere abbastanza calma, la litosfera. Ma tutto il resto vedete che sta andando su. Qui c'è tutta una serie di eventi pazzeschi successi negli ultimi dieci anni, di questo ne abbiamo già parlato, questa è una cosa che sta accadendo dappertutto. E continuerà a cadere sempre di più. Questa la saltiamo. Un altro degli effetti dei cambiamenti climatici è sulla biodiversità. Qui abbiamo un esperto di, di biodiversità, quindi probabilmente lei dovrebbe dire qualcosa piuttosto <ride> che non io, ma ovviamente cambiando il clima cambia l'habitat a cui sono abituate specie animali o specie vegetali. Questi animali seguono la loro nicchia di habitat finché non la trovano più e si estinguono. Già molte specie, l'estinzione di molte specie è stata attribuita al, al riscaldamento globale. Ma la cosa interessante è che non ci sono solo estinzioni, ci, ci sono anche nuove specie che si scoprono a causa. Aia. Che è successo? Eccola lì. Ci sono anche nuove specie che si stanno scoprendo a causa dei, del, del riscaldamento globale. Qualche anno fa un entomologo che si occupa di insetti nelle grotte è venuto nel mio ufficio e ha detto guarda, noi stiamo scoprendo molte più specie di insetti, insomma insetti abbastanza impressionanti tra l'altro, di quello che la teoria ci dice. E lui mi ha detto io sono convinto che questo è dovuto... Nelle grotte è dovuto al riscaldamento globale. Perché? Perché questi insetti durante l'inverno rimangono nella profondità delle grotte. Vengono su d'estate. alla prima gelata tornano giù. Con il riscaldamento, le gelate diminuiscono, la stagione in cui loro vengono su è maggiore e si scoprono più specie. Quindi il riscaldamento globale non solo può provocare dell'estinzione, ma può anche provocare la comparsa di nuove specie o la comparsa di nuovi cosiddetti paleobatteri. Paleobatteri sono batteri che magari sono incapsulati nel ghiaccio, sciogliendosi il ghiaccio possono venire alla luce e possono fare cose che magari i nostri antibiotici non riescono a combattere. I cambiamenti climatici possono inflare la salute in molti modi. Uh, per esempio malattie da polline, lo, il diffondersi, il ridiffondersi di alcune malattie infettive come la malaria e così via, ma possono anche peggiorare il problema dell'inquinamento, perché se voi avete delle stati molto più secche e molto più calde, questo produce più ozono, più particolato, il particolato non viene rimosso, Avete quantità di inquinamento più alto. E come si diceva prima, già oggi le morti per inquinamento sono la quarta causa, cioè noi ci preoccupiamo di incidenti aerei che ammazzano che cosa? qualche centinaio di persone l'anno, per carità. In Italia l'inquinamento ammazza 82.000 persone l'anno. 82.000, non so se mi spiego in Cina ne ammazza milioni all'anno e questo sarà peggio in un clima più caldo nelle zone dove sarà più caldo e secco. Dico due parole anche sull'acidificazione degli oceani. Uno dei modi per rimuovere la CO2 in atmosfera che la nostra astronave ha, una è la fotosintesi produce piante, l'altro la CO2 va in soluzione negli oceani. Quando va in soluzione aumenta l'acidità degli oceani. Questo si sta riscontrando dappertutto a Trieste, ci sono nel Golfo di Trieste delle misure che mostrano come l'acidità stia aumentando e l'aumento dell'acidità distrugge plancton, alghe, coralli ed, ed altre specie che sono alla base della catena alimentare. Non ho tempo di parlarvi dello stato degli oceani, ma lo stato degli oceani è veramente chietoso direi, non so che altra, che altra frase usare fra plastica, acidificazione e così via. Questa figura vi dice solamente che tutto quello di cui ho parlato già sta accadendo, va bene? Non sono cose immaginarie, non sono solo cose dei modelli, ma sono cose che ormai si riscontrano dappertutto. Quindi già siamo in un trend in cui il riscaldamento climatico Influenza la nostra vita. Allora che cosa fare? Sta succedendo questo. Potremmo arrivare a 4 gradi, e fra un attimo vi faccio vedere che cosa vuol dire 5 gradi. Come arginare questo problema? Perché questo problema non si può, non è che ritorneremo alle temperature di, di prima. Ma quantomeno arginare il problema. Il problema è questo. Più io riscaldo il pianeta, più sciolgo ghiacciai, più aumento il livello del mare, aumento gli eventi estremi, aumento la diversità fra una regione e l'altra, aumento tutto il casino che abbiamo visto noi. Due gradi avrò un certo livello di danno, tre gradi di più, quattro gradi di più. E non è lineare, è non lineare. Più aumenta la temperatura, più i danni aumentano più velocemente. Quindi per evitare che si arrivi a una situazione di... Uh, non più gestibilità, bisogna stabilizzare. O almeno si è deciso di stabilizzare le temperature a livelli cosiddetti gestibili. Allora, per stabilizzare le temperature, devo stabilizzare la quantità di gas serra, giusto? In atmosfera. Per stabilizzare le concentrazioni di gas serra, secondo voi che cosa devo fare alle emissioni di gas serra azzerare magari ma quantomeno basta che io stabilizzo le emissioni no perché il sistema non è in equilibrio se continuo a mettere come sto facendo ora la fotosintesi e l'assorbimento negli oceani non è sufficiente ad assorbire quello che noi stiamo emettendo. Dobbiamo diminuire le emissioni, va bene? Dallaccordo di Parigi è uscito fuori che è uscito fuori, insomma, si è deciso che la soglia che la nostra società è disposta ad accettare in termini di riscaldamento globale sono due gradi rispetto ai valori preindustriali, cioè un grado rispetto più o meno rispetto a valori attuali. Come è stata stabilita questa soglia? È sostanzialmente una questione di costi benefici. Perché più io riscaldo e più produco danni. Va bene, più cerco di stabilizzare a una temperatura bassa, devo fare degli investimenti e questo quindi mi produce dei costi. Se i costi i cosiddetti costi di mitigazione se i costi di mitigazione sono troppo alti non mi conviene, rispetto ai danni, non mi conviene mitigare. Giusto? Diciamo la logica: direbbe questo. Se però i costi di mitigazione sono molto minori dei danni prodotti dal riscaldamento globale, allora sì che mi conviene di investire nella mitigazione. È chiaro questo concetto? C'è un punto. Questi sono i costi degli impatti che vanno su con la temperatura, questi sono i costi della mitigazione che vanno giù con la, con la temperatura e stabilizzazione perché devo mitigare di meno più la temperatura è alta. A un certo punto queste due curve si incontrano. Di qua mi conviene mitigare, di qua no. Questo punto, tecnicamente parlando, è la soglia di di pericolo, la soglia di accettazione, che oggi appunto è di due gradi il rispetto ai valori preindustriali. È così che è stata più o meno stimata. Ovviamente come fai a stimare i danni? Se Venezia scompare, come fai a quantificare il danno di Venezia? Se tutti i veneziani vengono a Trento, come fate a, a, a quantificare il danno che tutti questi veneziani faranno a Trento? È molto difficile, mentre i costi della mitigazione si possono valutare perché sono costi di una riconversione energetica. In ogni caso si è stabilito appunto questa soglia dei, dei due gradi, questo richiede cosa? Che le emissioni adesso stanno ancora salendo, adesso ve lo faccio vedere, le, il picco di emissioni si dovrebbe raggiungere entro il prossimo anno, secondo l'accordo di Parigi, 2020, penso che probabilmente sforeremo, e dopo, rispetto al, ai valori di emissioni attuali, le, eh, le emissioni entro il 2050, io nel mio titolo ho scritto 2049 perché abbiamo ancora 30 anni, dovrebbero diminuire dal 75 all'80%, che è un valore enorme. Quindi, bisogna veramente chiedere se questo è possibile o no. Questo è l'andamento delle emissioni di CO2 dall'uso di combustibili fossili. 1990, vedete, eh, sono ancora in fase di forte ascesa. C'era stato un appiattimento attorno al 2015, ma poi nel 2017 c'è stata nuovamente una risalita. Quindi. Il soldato del 2018 non lo so, ma insomma, questo è fino al 2017. Quindi, non solo non abbiamo raggiunto il picco, ma stiamo ancora incrementando le, le emissioni. E per questo che Greta dice: dobbiamo veramente muoverci, perché siamo ancora lontani almeno da non, da non aumentare più le emissioni. Ma come si fa a diminuire le emissioni? Come si fa a non emettere più la CO2? Queste sono il, o, o il, o il, il metano. Queste sono le varie opzioni. Allora, la lunghezza della barra vi dice qual è l'efficacia di una certa politica di mitigazione. Più è grande questa barra, più quella politica è efficace. Va bene? Leggiamola così. Questa è l'efficienza ener energetica. Uh, questo è il passaggio tipo dal carbone al gas naturale che emette meno CO2, energie rinnovabili, nucleare. Parola che è meglio non menzionare. Questa è la cattura di uh, anidride carbonica, riforestazione e questo riguarda il metano, quindi allevamenti intensivi sostanzialmente. Questo è sul diciamo corto termine. Questa è stata fatta nel 2015, diciamo fino al 2030 e questa fino al 2100. Allora, non pensiamo al, al metano. Qual è la prima politica, se voi vedete questa figura, qual è la prima politica da implementare? Su, qual è? Uno dice che io, io sono un ministro. Non so di quale ministero, ma sono un ministro, vengo da voi e vi dico, guarda, io vedo questa figura, qual è la prima cosa che devo fare da qui al 2030? Fra tutte queste opzioni, qual è quella più importante, la prima da fare nei prossimi dieci anni? So, qualcuno lo dica. Deve essere una di queste, ditemi una di queste. La prima barra, che cosa dice la prima barra? Efficienza energetica. Questa è la prima politica da implementare. E vi faccio vedere perché. Oggi noi sprechiamo il 60% dell'energia prodotta, non il 10, 20, 30. Chioto era il 5% di riduzione. Oggi noi sprechiamo il 60%. Questo dato io l'ho avuto. L'ho visto da una presentazione dell'amministratore delegato della British Petroleum, quindi non da un ministro dell'Ambiente. Prima slide che ha messo oggi sprechiamo il 60% dell'energia. È il momento dell'estrazione, del trasporto o dell'uso. Quindi, già con delle politiche di efficienza energetica si farebbe un enorme passo avanti. Kyoto, era 5% e noi sprechiamo 60%. Uno dei motivi per cui sprechiamo il 60% è che usiamo motori termici. Il motore termico, non so se qui c'è qualcuno che fa ingegneria, ma il motore termico, mi insegna quel qualcuno, è molto meno efficiente del motore elettrico. Il motore elettrico usa, spreca relativamente molta meno energia. Quindi già una elettrificazione del sistema energetico macchine elettriche, l'esempio più banale, ci farebbe fare un enorme passo avanti semplicemente dal punto di vista dell'efficienza energetica. Ma poi c'è l'obbentazione no, ecco, delle case, il riscaldamento, non so quanti di voi hanno riscaldamento condominiale eh, non proprio ma in incomodio, come si dice, centralizzato. Io vivo in una palazzina a Trieste. Con riscaldamento centralizzato, e voi non potete immaginare le lotte condominiali per mettere un termostato sulla caldaia, che se fuori sono 30 gradi non c'è bisogno che spara riscaldamento no? dalla mattina alla sera. Io devo tenere le finestre aperte, tanto faceva caldo. Quindi, se è stato messo il termostato, bollette meno care, meno spreco di energia. Quindi anche delle cose piccole possono fare una grande differenza. Questo è quello che è successo per esempio nella California. La California fino agli anni 70 l'uso pro capite di energia elettrica in California era più o meno lo stesso che negli Stati Uniti. Negli anni 70, questa è una, è una slide che ho preso dal Energy Commissioner della California, ho visto una sua presentazione, questo tipo qui, un vecchierello molto arzillo, e lui che decideva più o meno le politiche energetiche in california dopo la crisi degli anni di carter che non c'entra niente con il riscaldamento globale ma non so qualcuno di voi si ricorderà l'austerity quelli con i capelli grigi cominciò ad implementare delle politiche di efficienza energetica di auto eh, lavatrici elettrodomestici eccetera oggi in California l'uso pro capite di energia elettrica è quasi la metà del resto degli Stati Uniti. E in California, quanti di voi sono stati in California? Eccola là. In California, dimmi, si vive male o si vive bene? Molto bene. Si usa meno energia del resto degli Stati Uniti? Vi assicuro, in California, tranne Boulder, si vive meglio che in qualsiasi part altra parte della California. Va bene, quindi diminuire l'uso di energia, lo spreco di energia non significa vivere peggio, significa vivere meglio, avere un uso più efficiente di energia. La seconda cosa, non rivado a quella figura, ma è l'uso di energie rinnovabili. Allora qui è una grande discussione, io non sono un esperto di energia, però abbiamo dei progetti con l'ENEL, adesso non voglio fare pubblicità all'Enel, però l'ENEL oggi è una delle più uh, virtuose agenzie mondiali in campo di energia. Sono completamente lanciati sulle rinnovabili, stanno dismettendo tutte le loro centrali termiche, ma non solo per la questione clima o la questione ambiente, perché oggi fare una centrale idroelettrica è economicamente più conveniente che fare una centrale a petrolio. C'è una cosa che misura... La convenienza di una fonte di energia si chiama EROI Energy Returned Over Energy Invested. Cioè, quanta energia ho? Io investo un tot di energia per prendere del petrolio e bruciarlo. Quanta energia ottengo? X. Quanta energia ho messo dentro? Y. Se X su Y è maggiore di 1, mi conviene, se no, non mi conviene perché io spreco più energia a produrla di quella che ottengo. Quindi, più è alto questo EROI mi conviene quella forma di energia. Questo è da un rapporto del 2015 mi pare, quindi nel 2015 questo è l'eroe del petrolio, questo è quello delle centrali idroelettriche. Oggi la forma di energia più economica, più conveniente dal punto di vista economico è idroelettrica, ma questo è l'eolico. Costruire oggi una centrale eolica è economicamente altrettanto conveniente se non più che costruire una centrale a petrolio e questo non include il danno ambientale questo calcolo il solare è qui è ancora basso però le tecnologie del solare stanno migliorando rapidissimamente quindi questo valore qui sta crescendo a una grandissima velocità mentre questi valori qui dell'olio del gas naturale eccetera vanno giù perché è sempre più difficile trovare nuovo petrolio. Occorre sempre più energia per trovare il nuovo petrolio. Questa è una cosa che voglio dire. Fare delle trivelle in Adriatico è una pazzia, è una follia. Costa troppo e inquina il mare per una forma di energia che nei prossimi vent'anni non sarà neanche conveniente dal punto di vista economico. Vabbè, l'era del petrolio è finita, secondo me. Secondo molta gente, l'altro problema è quello dei costi. Quali sono i costi associati a questa decarbonizzazione del sistema energetico? Sono stati valutati che per rimanere nella soglia dei due gradi il costo sarebbe circa 4-5% del PIL globale entro il 2050. Io sono andato su Wikipedia e mi sono chiesto: quant'è il PIL globale? 78 mila miliardi nel 2014, se fate il 4%, quanto vi viene? Chi ha un telefonino lo può fare in due secondi, attorno ai 4 mila miliardi, che sono un sacco di soldi. Però il PIL globale, non il PIL italiano, ma il PIL globale, cresce di 3-4% l'anno. Quindi, questo che significa? Che il costo di rientrare sotto i due gradi. Noi avremo lo stesso PIL non nel 2050, ma nel febbraio-marzo del 2051. Ma questo è un corto alto o basso? È una cosa che vale la pena di fare per evitare la catastrofe climatica o no? Sì o no? Chi dice sì, alzi la mano. Eccoli là. <ride> Quindi non è una questione di costi. La green economy non solo non distrugge l'economia, ma la favorisce. Ma io volevo farvi capire che cosa sono 4-5 gradi. Il business as usual. L'ultima era glaciale in cui c'erano dei ghiacciai, io penso che tutto il Trentino fosse coperto da un ghiacciaio probabilmente. Quanto pensate che fosse la temperatura globale 18.000 anni fa, il picco dell'era glaciale? 20 gradi di meno? 10. Chi dice 20 alzi la mano. Eh, uno l'ha detto. Chi dice 10 alzi la mano. Chi dice 3 alzi la mano. Qualcuno l'ha alzata. <ride> la differenza era sui 4-5 gradi, ⁇ 6 gradi. ⁇ Cioè paragonabile a quello che noi potremmo fare in 100 anni. Noi in 100 anni potremmo dare una perturbazione al pianeta paragonabile alla differenza fra un periodo glaciale e un periodo interglaciale. Potremmo cambiare la storia. Del clima di questo pianeta, che significa cambiare la storia di questo pianeta, che significa cambiare questo pianeta. Voi crescerete se non si fa niente in un pianeta completamente diverso. In cui voi, io magari non ci sarò, ormai sarete migranti, potreste essere migranti, va bene? Ma riandiamo un attimo all'Olocene, questa l'abbiamo già vista e abbiamo già visto. La situazione adesso, che è già molto anomala. Allora, mettiamo che tutti i governi decidano di fare quello che Greta dice, otteniamo questo. Guardate questo rispetto a questo andamento, vi sembra normale? Siamo già molto, molto al di fuori della normalità. Ma il business as usual è questo qui. Cioè, se non facciamo niente. Questo è quello che vedrà la Terra, una cosa che non ha mai visto prima, mai, mai nella storia della Terra c'è stato qualcosa di questo tipo. E come può reagire questa astronave? Questo sì è un surriscaldamento, non è una febbre, è molto di più di una febbre, perché la Terra è una febbre che la Terra non ha mai visto in tutta la sua storia, una cosa così veloce. È come se voi in mezz'ora boom, la meningite. Ecco, pensate che la Terra si becca una meningite. Eh, eh questa non l'avevo mai pensata prima, ma più o meno è una cosa di quel tipo lì. Va bene, quindi è questo che bisogna evitare, è questo che bisogna assolutamente evitare. Non so se mi sono spiegato. E quindi come si fa? Torniamo alla nostra missione clima 2049. Io nel 2049, se ci arrivo, avrò 90 anni sarò così stupidito che insomma non lo so, però voi ci arriverete, i vostri figli, i miei figli ci arriveranno e io voglio che loro abbiano un pianeta, che voi e i miei figli abbiano un pianeta almeno buono come quello che ho avuto io. Quindi missione clima 2049, riduzione delle emissioni di gas serra dal 75 all'80%. Va bene? 2. Efficienza energetica ed elettrificazione del sistema energetico. Questa è una cosa importantissima. Aumentare l'efficienza energetica è un modo per farlo è elettrificare la nostra vita. Perché i motori elettrici sono molto molto più efficienti. 3. Energia elettrica del nostro mondo elettrificato prodotta da rinnovabili. Voi pensate, molti pensano, sì, ma come fai a, non so, a dare energia a New York o a qualche altro posto? Io ho parlato con tanti esperti di politica energetica che mi dicono che già oggi, con le tecnologie che noi abbiamo oggi, non bisogna inventare niente di pazzesco, potremmo coprire tutto il fabbisogno energetico mondiale. Non è una questione di risorse, né di tecnologie pazzesche da inventare semmai da studiare un po' sulla gestione di queste risorse. Ma la tecnologia è lì e eh, l'energia è lì che può essere presa. Aumento dell'economia circolare. Riuso, riciclaggio. Abbiamo visto quanta energia, quante risorse noi sprechiamo. Noi spieghiamo il 30% del cibo prodotto, sprechiamo, non voglio dire i nostri acquedotti quanta acqua spregano. Questo va cambiato, va bene? Riforestazione e la riduzione degli allevamenti intensivi. Adesso io non voglio buttare lì una pietra per il vegetarianesimo, ma io non credo che sia necessario mangiare carne tutti i giorni. Io sono vegetariano dal mio lato, ma insomma per altri motivi. Ma mangiamo troppa carne, ci sono troppi allevamenti intensivi e questi producono tantissimo metano. Il metano è una molecola il cui effetto serra è molto più forte della CO2. Quindi ragazzi, ripeto, spero non ci sia nessun macellaio qui che se no <ride> a casa non ci ritorno. Questo effettivamente, essere vegetariani, aiuta il, il problema de, del cambiamento. <ride> Del riscaldamento globale uso più efficiente delle risorse, delle risorse è più equo oggi c'è gente che ha troppo e c'è ge gente che ha troppo poco noi sprechiamo il 30% del cibo e c'è gente che non riesce a mangiare questa è una cosa che assolutamente va cambiata riduzione dell'inquinamento l'inquinamento di aria e acqua oggi è un problema gravissimo 9 milioni di persone all'anno muoiono, ma gli oceani stanno morendo. Se gli oceani muoiono, moriamo noi. Non è il pianeta, il pianeta in qualche modo sopravvive, ma siamo noi che moriamo. Il cambiamento climatico non è un problema della Terra, la Terra vive anche con 5 gradi in più. Siamo noi, la nostra società come noi la conosciamo, che non sopporterebbe i 5 gradi. Questo è da ricordare, non dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo salvare noi. Va bene? E ultima cosa, riduzione delle diversità socio-economiche fra paesi ricchi e paesi poveri. Perché? Perché più un paese è povero, più è vulnerabile. Quindi se succede qualcosa la gente scappa e, le, e aumenta il fenomeno dell'emigrazione di massa. E se noi non miglioriamo questo non possiamo lamentarci che arrivano troppi migranti. Va bene? Quindi voi che siete il futuro è esorta veramente a cambiare le diversità socio-economiche. Non è facile, va bene, ma è possibile. Dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico, si può fare. Si può fare se tutti ci impegniamo, se tutti ci impegniamo da subito. Perché da subito? Perché le molecole di gas serra, una volta immesse in atmosfera, rimangono lì per decine, a volte centinaia di anni. Quindi quello che oggi mettiamo in atmosfera rimarrà lì. Per i vostri figli e per i vostri nipoti. Quindi siamo noi, come ha detto Greta, che dobbiamo cominciare già adesso a farlo. E se ci impegniamo tutti, parafrasando Armstrong, non so se lo avete sentito, la famosa frase: Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Io la scrivo: Un piccolo passo per ognuno di noi, un piccolo impegno. Ma se 7 miliardi e mezzo di persone mettono quell'impegno, che è anche un impegno politico, è anche un impegno di pressione politica. Sulle istituzioni, questo può essere un grande passo per il pianeta. E con queste grandi parole di saggezza io vi ringrazio e spero di avere. Il cielo torna sereno con Filippo Giorgi. <ride> Grazie. C'è qualche domanda? Eh, certo. Sì. Io ho tutto il tempo che voglio per domande, dipende da voi. Se avete qualche domanda, dovete prendere il treno. Io sono qui. Allora, tanto per cominciare, grazie. Rompo io il ghiaccio visto che stiamo in tema. E perché da quando è cominciato, io ho continuato a rifare la, la stessa domanda nella mia testa. Ma questa cosa qua ce la siamo cercata noi, è bastato un secolo per riuscire a rovinare tutto. Mettiamola così, cioè, non so se è stato dalla rivoluzione industriale o cosa diavolo è successo. Sembra che siamo dei masochisti. Come mai l'uomo non riesce a rendersi conto del proprio limite? Ma diciamo all'inizio io penso che nessuno si fosse reso conto di quello che stesse succedendo all'inizio dell'era industriale, non era chiaro, ma oggi lo è. E oggi penso sia una questione di interessi economici, di alcune, alcuni settori economici, che ovviamente io penso dal punto di vista globale sarebbe un miglioramento per l'economia, ma ovviamente alcuni settori ne sarebbero danneggiati. Ed è soprattutto quello io penso che sta tirando il freno a mano. Perché se fosse la gente, se fossimo noi, io penso che già avremmo cominciato tanto tempo fa a cambiare le cose. Però tu ci dai dei suggerimenti che sono molto pratici e molto concreti, perché le cose le cambiamo se cominciamo a farlo nella, nella quotidianità, no? nel scegliere determinate cose, nel vivere anche meglio se vogliamo, perché poi questa è una ripercussione su, sulla, sulla bontà della nostra vita quotidiana. Però ci siamo arrivati a furia di sportellata in faccia, in un certo senso. In questo momento sembra essere così di moda la green economy e tutto il momento che stiamo vivendo di transizione anche nei motori, per esempio, dell'automobile, in cui questo sembra essere proprio un anno chiave di transizione. Lì, per esempio, tu come la vedi? Perché dici elettrifichiamo eh, l'esperienza, la, la, la motorizzazione. Io, io penso che non sia una moda, tu l'hai chiamata una moda, ma io penso che la green economy è lì per rimanere. Lo dico per, per la comunicazione, io, perché tutti per chi, fanno. Per chi ha due lire da investire, io fossi voi non investirei nel petrolio, non investirei nel carbone né nel gas naturale, ma io investirei nella green economy, perché ormai il mondo sta cambiando. Ed è un cambiamento non solo qui da noi, ma anche in Cina, anche in India. In India hanno lanciato un'iniziativa una che si chiama Solar Mission, che non è di mandare una sonda sul sole a fare chissà cosa ma di fornire a tutte le abitazioni indiane pannelli fotovoltaici entro il 2030. Se questo succede per l'India è una svolta pazzesca. La Cina è diventata il primo produttore di energia eolica, diventerà il primo produttore di auto elettriche. Quindi secondo me è una cosa che è lì per rimanere. Si tratta di accelerare un processo che è già in atto, secondo me. E questa è una cosa che noi possiamo fare. Filippo, l'ultima domanda da parte mia. Eh, tu hai vissuto 10 anni in America. 15 anni. Ecco, scusa, infatti faccio male i conti. Eh, quindi la conosci da dentro. Com'è possibile che questa cosa, e eh, l'introduzione mia era particolarmente precisa, che eh, un presidente, in questo caso, senza rifare nomi e cognomi, decida di eh, fare dei passi indietro contro tutti? Può un uomo solo prendere delle decisioni così importanti? E perché? Allora, secondo me eh, è stata semplicemente una mossa sì. elettorale per guadagnare voti da una certa lobby. Nicchia. Perché se uno, questi sono i dati di emissioni nei diversi paesi, qui in alto. Qui. Sì, sì. Allora, questo è l'andamento dal 90 al 2015. Europa e questo valore qui, vedete che in Europa stanno diminuendo le emissioni, l'Europa è abbastanza virtuosa, ma anche negli Stati Uniti. Quindi la realtà dei fatti smentisce il suo presidente, perché ormai è conveniente dal punto di vista economico fare questo. Agli americani Quindi la cosa principale business. è il business. Certo. business e ormai business. la green economy è un business che tira molto di più che non la carbon economy. E questo da questo, secondo me, non si tornerà dietro. Però il e, e qualsiasi presidente può dire qualsiasi cosa. Se tu fai più soldi con una cosa piuttosto che con un'altra, non ti importa niente di quello che dice il presidente. E questo è quello che sta succedendo in America, guarda, è qui. Certo. Anche in Cina, tra l'altro, negli ultimi anni, vedi che questa curva, la Cina è il rosso, è il maggiore emittore, però sta anche loro si sono resi conto che devono diminuire l'inquinamento. Il problema è l'India che sta ancora andando su, ma anche lì sta cambiando qualcosa, e gli altri paesi, quello che qui chiamano il resto del mondo. L'Africa, quando l'Africa si svilupperà. Quindi è molto importante che ci sia un trasferimento tecnologico di energie, di green technologies dai paesi industrializzati ai paesi emergenti. Questa è una cosa fondamentale secondo me. Noi in Italia siamo dei produttori di tecnologie green, assolutamente, quindi anche assolutamente. questo è, è sicuramente il, il futuro anche dal punto di vista occupazionale, perché di fatto sì, questo sì. ciclo di eh, incontri parla anche di, del futuro dei ragazzi, perché lì in questo settore ci sarà sicuramente un sacco da fare. Dunque ci sarà un sacco da fare se voi state cercando qualcosa da fare all'università. Nel uh, ramo clima, nel ramo energia, in particolare energie rinnovabili e in particolare distribuzione di energia. Sono dei cose di un fascino scientifico pazzesco ma anche con applicazioni mm. eh, alla realtà di tutti i giorni. Ragazzi qualche domanda da, da parte vostra? Siete sempre timidoni, poi non so che quando partite di più dove sei? Ottima domanda. Una domanda, di la verità, io non sono molto preparato perché questa questione di Greta mi ha preso molto alla sprovvista. E nessuno di noi si aspettava una tale risonanza uh, di questa ragazzina, alla fine una ragazzina. Io penso che sia molto importante perché almeno mostra che c'è un impegno, un interesse da parte di ragazzi giovani in questo tema purtroppo in special, questo è specialmente importante in Italia perché in Italia non so se avete notato di ambiente non si parla mai l'Italia ha dei problemi ambientali drammatici acqua, aria, clima è una hotspot eppure quanti di voi hanno sentito alla tv Salvini, Renzi, Di Maio parlare di ambiente? Alzate la mano se li avete sentiti una volta, mai. Eppure questi sono i problemi più importanti che abbiamo. Eppure non se ne parla mai. Dire ambiente è, no? è quasi una parolaccia. E questo deve cambiare. Io spero che la marcia di domani non sia solo una marcia facciamola una volta, divertiamoci e finisce tutto lì. Deve essere un messaggio forte. Un messaggio che noi... Noi, voi, anche io andrò alla marcia, ma io ormai. Cioè. Perché no? Con questo entusiasmo, secondo io, io me puoi vado, anche stare insomma, davanti no, no. con le trombe. Eh. Date un messaggio alla politica, a chi di dovere, che volete che si facciano tutti quei punti che io ho sollevato. Io, non, non è che li ho inventati io, per carità, insomma, sono punti che ci sono avuti decenni di ricerca per, per uh, arrivare. Quindi è molto importante che partecipiate. E che ne facete una ogni mese di queste marce? Eh, ogni settimana? Non so. Magari andate a scuola? Nel frattempo sì. Qualcun altro? Qualche curiosità? Eccola. Sempre tu. Qualche chiarimento. Sì, in effetti avevo una curiosità, eh, io studio fisica, quindi è una curiosità diciamo un po' da fisica. Ero interessata a sapere come si fa a stimare la, cioè, diciamo, la quantità di CO2 nell'atmosfera in aree geologiche eh, insomma parecchio indietro nel tempo, quindi si parlava di centinaia di migliaia di anni. E sì. l'altra domanda è diciamo un po' più in merito all'ultima parte della presentazione, quindi diciamo come si può portare un dibattito su appunto fare qualcosa per cambiare la situazione energetica, che non sia solamente retorica, ma sia anche un po' su contenuti un po' più eh, diciamo quantificati, un po' più nel merito? E quindi, ad esempio, cioè diciamo per dire in Italia appunto si parla poco, ma magari si pensa solamente che il problema possono essere, diciamo, su emissioni magari di CO2 nella nostra vita quotidiana, però poi non ci si rende conto che ad esempio già elettrificare eh, appunto il nostro sistema di supply del, dell'energia sarebbe molto importante anche perché se vogliamo spostarci ad esempio sull'utilizzo di auto elettriche, il nostro sistema energetico adesso non potrebbe sostenere eh, diciamo una quantità di auto elettriche. Mh, Solo che per verificare che... Sì, diciamo sì, sì, che sì. noi magari vo vorremmo raggiungere. Allora, la prima domanda, è che è quella più semplice almeno dal mio punto di vista. Allora, per come fanno a sapere quali erano i valori CO2 600.000 anni fa o quel che sia? Loro fanno questi carotaggi, no? questi carotaggi di ghiaccio, poi li affettano, fanno delle fettine, e dall'analisi di queste fettine tu puoi fare prima di tutto una datazione usando il carbonio 14 oppure. Non so, sapendo che ci sono stati eventi particolari in alcune ere con produzione di polveri, eccetera. Chiaramente c'è un errore, ma riesci a fare una datazione approssimativa. Poi, dall'analisi di queste bollicine d'aria che vengono eh, incapsulate nel ghiaccio, dall'analisi chimica, riesci a risalire sia ad alcuni indicatori di temperatura, come eh, alcuni isotopi dell'acqua, per esempio dell'acqua proprio del ghiaccio oppure nel caso della CO2 eh, proprio quanta CO2 c'era in quello strato del ghiaccio che tu hai datato con altri metodi la seconda domanda e adesso mh, non mi ricordo esattamente la domanda ma cioè, il, il punto è questo nelle nostre scelte noi possiamo andare a una scelta allora se uno segue Forse comprare oggi una macchina elettrica è presto, perché non ci sono abbastanza. Oh, esatto, forse le ricariche. Però l'Enelle sta costruendo. Uh, ecco, forse non ho capito la domanda. Proprio a livello di uh, diciamo, rete far arrivare una sufficiente quantità di energia elettrica cioè non a livello di quante colonne ci sono ma di uh, quanta potenza riesce a sostenere la rete ovviamente bisogna fare un investimento perché certo. eh, per come è vista la rete adesso non c'è però diciamo certo. che si pensa magari che il problema sia solamente fare comprare alla gente più auto elettriche ma non ci si rende no, conto no, che no. c'è proprio un, bisogna fare degli investimenti cioè, serve un, una prospettiva ben diversa da solamente qualche piccola mossa, magari su incentivi? No, no, economici. bisogna cambiare completamente il, la rete elettrica. Cioè basare una rete elettrica su eh, energie rinnovabili è completamente diverso dal basarlo su una centrale termica, perché la centrale termica tu la accendi e la spegni. Quindi se la tua tensione ti va troppo in alto tu la spegni, se ti va troppo in basso la accendi. Con le rinnovabili tu questo non lo puoi fare perché magari un giorno c'è più sole, un giorno ce n'è di meno, quindi un giorno produci troppo, un giorno troppo poco e così via. Devi cambiare il modo in cui viene gestita la rete elettrica, ma questo si sta facendo, l'Ene lo sta facendo e tante agenzie lo stanno facendo. È un processo che richiederà qualche anno: non è che da oggi al domani ci compriamo tutti l'auto elettrica e siamo tutti felici. Però ci sono dei piani, per esempio al 2030, di ristrutturare completamente la, la rete elettrica nazionale, di tutta l'Europa infatti. Quindi vale la pena di fare un figlio? La domanda è, di sì, C'è ecco. cioè, ottimismo. Diciamo al settimo figlio mi fermerei. Dire, in tutti i tuoi <ride> algoritmi possiamo dire che c'è speranza in questo mondo, perché sembra della scorta. Diciamo cioè. che il, il problema io vorrei dare questo messaggio, che il problema è sicuramente risolvibile. Mm. Però va fatto qualcosa, ci dobbiamo muovere. Non possiamo più um, non è questione di aspetti, un anno, fra un anno finisce tutto, eccetera, però ci dobbiamo attivare perché, più aspettiamo, più è difficile risolverlo. Eh sì. e quindi, però è sicuramente risolvibile con un grande sforzo. Ok, ce n'è un'altra, allora vi faccio. Scusate due, ma. attenzione! Sapevo che quando cominciate poi non è più finita. Grazie. Io volevo chiederle. Sempre. Dove sei? Qui, qua, eccolo là. No, è recidivo, <ride> <È> eh? <ride> Appunto prima eh, ha fatto un'analisi dei costi-benefici, diciamo, delle varie fonti di energia e poi ha parlato di istituzioni e di campagna politica, per esempio descrivendo la scelta di Trump. Quindi mh, io penso che appunto al di là del contributo che, possiamo, che ogni singolo può dare nella sua routine giornaliera, la maggior parte di, queste, di questi interventi debba essere fatto da istituzioni pubbliche istituzioni pubbliche che si presuppone cercano di accontentare il volere degli elettori, ma se gli elettori non sono ben informati su quello che sono eh, gli effetti e le cause dei cambiamenti climatici è difficile che poi ci sia effettivamente una richiesta da chi poi va a votare per una sensibilità all'ambiente. Tutto questo per dire, nell'ambito dell'analisi costi-benefici, quanto costa e quanto beneficio può portare informare Uh, i ragazzi giovani, informare soprattutto le persone più anziane che sembrano essere, secondo la mia opinione, quelle più difficili da convincere del cambiamento climatico perché sono nati in un'epoca diversa, quanto costa informare uh, le persone che vivono magari in paesi meno sviluppati, meno scolarizzati, quanto costa e quanto può effettivamente uh, dare un beneficio al pari dell'energia solare, per esempio. Allora, eh, non ti posso dare dei numeri ovviamente, non ti posso dire costa X o Y, ma è una cosa in cui il rapporto costo-beneficio è molto basso. Perché basterebbe per esempio che nelle scuole ci fosse una materia con due ore la settimana che si chiamasse ambiente e clima o qualcosa di questo tipo, in cui queste tematiche vengano spiegate ovviamente, vengano spiegate in una maniera appropriata. La gente preparata e, e, e tutti avrebbero stati in grado di rispondere alla mia domanda cos'è l'effetto serra o cos'è questo o quell'altro o come si fa a misurare la CO2 500.000 anni fa. Quindi già per esempio agire nelle scuole. Io faccio tante di queste conferenze a costo zero incidentalmente, Ciao. però sono uno, cioè veramente va fatto in maniera più capillare da, dalle scuole. Io vedo una fila di 16 anni, insomma loro fanno pochissimo di questa roba qui. Quindi già si può fare quello. Nei paesi in via di sviluppo, questa è un'ottima domanda perché uno degli obiettivi del nostro istituto è esattamente lavorare con i paesi in via di sviluppo e cercare di migliorare la scienza e la cultura lì. Dobbiamo renderci conto che il migliore aiuto che noi possiamo dare ai paesi in via di sviluppo non sono soldi, ma è cultura. Educazione. L'educazione può cambiare la vita di queste persone, quindi dobbiamo investire di più nell'educazione in questi paesi in via di sviluppo. E i costi non sono alti. Eh, eh, fatelo, fatelo! <ride> Ma io lo so perché lo faccio, io lo so, in parte del mio lavoro io organizziamo corsi in questi paesi di cui non sapevo neanche l'esistenza prima di lavorare dove lavoro. E vediamo quanto contino sul fatto di imparare e sulla scienza, su, su come va il mondo. Questa è la cosa più importante, secondo me non ce ne rendiamo conto. Se tutti i soldi che spendiamo a fermare le navi o quel che sia li spendessimo a istruire le persone dove vivono, avremmo un effetto mille volte migliore, secondo me. Comunque. Bene, Filippo, Penso che un sarò altra... lapidato per questo. <ride> Siamo qui Filippo, abbiamo un'altra domanda da parte di Leonardo. Salve, la mia era una curiosità più che altro riguardo alla siccità. Guardando sì. un po' le mappe mondiali che ci ha messo prima, volevo chiederle perché dovrebbe, dovrebbe esserci più siccità, ovvero più problematiche riguardo al clima in, eh, nel, nella zona mediterranea, quindi Europa, sì. rispetto che in Cina, che ho visto più Non che Europa, in Europa, non Europa, in sì, me... Mediterranea. Area mediterranea, perché più nell'area mediterranea rispetto che in Cina, che ho visto sì. che dovrebbe essere molto meno colpita, e perché di più in Africa, cioè perché l'Africa e il Mediterraneo e ad esempio la Cina, no? Allora, perché in Cina ci sono i monzoni, e i monzoni, uh, anche se c'è un indebolimento nelle circolazioni dei monzoni... C'è un aumento della pioggia monsonica perché, come dicevo prima, l'atmosfera può contenere più acqua. Quindi in quel caso lì il monsone si indebolisce un pochino dal punto di vista della circolazione, però c'è più acqua e quindi piove di più. Ed è per questo che lì non c'è il, il problema della siccità. Il nostro problema qual è il problema di tutte le zone diciamo subtropicali? Perché il Mediterraneo è abbastanza vicino alla zona subtropicale, è che uno degli effetti del del cambiamento del global warming, è quello di spostare le perturbazioni verso i poli. Allora, le, le perturbazioni, praticamente il punto massimo delle perturbazioni dove c'è la cosiddetta corrente a getto e dove c'è il gradiente orizzontale di temperatura più alto. Siccome si, eh, si eh, con il scaldamento globale la troposfera dei tropici si riscalda di più che alle alte latitudini, tu sposti verso i poli questa zona dove il gradiente è più alto e quindi sposti verso i poli le perturbazioni. Quindi ci sono meno perturbazioni che vengono qui da noi e più perturbazioni che vanno in nord Europa. Quindi loro si prendono più pioggia, però si prendono anche più alluvioni perché piove più intensamente noi ne prendiamo di meno. Purtroppo anche nel nostro caso quando piove, essendo temperature molto alte, viene giù quello che è successo ad ottobre. Quindi noi ci andiamo male in tutti i casi. Va bene, non so se ok. Abbiamo un'altra domanda qui. <coughs> eh, io volevo chiederle quando sarà più pratico per noi insomma fare una scelta green invece che una scelta tradizionale nel senso quando sarà più pratico e più economico rispetto alle tradizionali domani oggi tu vai a casa e se devi comprare una nuova auto come minimo compra una ibrida ma quando sarà più economico è già più economico è dal più punto pratico. di vista generale se, se tu compri energia se tu nella tua bolletta compri energia che viene da fonti rinnovabili paghi di meno adesso le auto ibride forse costano un po di più però le ammortizzi col fatto che consumano meno dopo qualche anno hai ammortizzato quei 2 3000 euro in più sì, ma oggi queste cose si può fare l'auto la, la, elettrica no cioè no cancellate l'auto elettrica non lo so perché non ci sono abbastanza eh, torrette perché ci vuole mezz'ora per ricaricare, immaginate una fila di gente che sta lì mezz'ora, eccetera. Quindi magari è un po' presto, almeno in Italia, per l'auto elettrica. Ma l'auto ibrida io penso che sia del tutto leggibile. Per esempio, ecco, okay, sono cioè queste scelte, oppure mettere i pannelli fotovoltaici, magari se vi è una palazzina è difficile, ma se vi è una casa separata... Io ho tanti amici che hanno pannelli fotovoltaici e mi dicono che loro risparmiano tantissimo, anzi guadagnano perché se tu produci più di quello che usi lo immetti in rete e è uno sconto sulla prossima bolletta. Quindi sono scelte da fare adesso, non bisogna aspettare 10-20 anni. Alcune sì, ma la maggior parte no. La green economy è qui. Voi per, siete per la, la green economy. <ride> Va bene, grazie. Ci tante, siamo. Allora prossima. ragazzi io proporrei di fare un altro applauso all'ottimo Filippo che sei stato molto caloroso, il tuo calore favorisce allo scioglimento degli acciai. Eh? Vi ricordo che martedì abbiamo la FBK Lecture con Davide Dattoli e tra due settimane siamo di nuovo qui per parlare di dati e di matematica in un certo senso. Mm? Numeri. Alla prossima. <ride>